Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Quest'oggi direttamente dall'Australia, dalla top 4 regionale di Brisbane, andiamo a vedere una nostra vecchia conoscenza. Sto parlando di Durant. Prima però, sigla. Sì, perché soprattutto durante le live io ho provato parecchio tempo a far funzionare questo Durant e devo dire in realtà in tutta sincerità che la lista che è stata giocata a Brisbane non è questa, io l'ho modificata di qualche carta e non è tanto lontana da questa, adesso andiamo a vedere insieme le differenze, tuttavia rimango della mia, il mazzo non ha le potenzialità per vincere le partite, soprattutto contro chi fin da subito sa cosa state giocando e soprattutto contro chi fin da subito riesce a impostare la partita in modo da andare alla fine a vincere. Adesso comunque nel corso del video andremo a vedere tutte queste cose. Iniziamo dal gran protagonista del mazzo, ossia Durant col suo attacco Devourer scarta una carta al mazzo dell'avversario per il numero di Durant che ha in gioco, per cui l'idea è quella di avere 4 Durant in gioco il più in fretta possibile. Per andarli a prendere abbiamo i Battle V Pass, ne abusiamo all'inizio e li andiamo a cercare grazie all'effetto di peoni. Scarta la tua mano, poi cerca il mazzo 2 destramente e te li metti in mano. Uno di questi sicuramente il più delle volte sarà un Battle V Pass. Poi se abbiamo un Durant nei premi, Heavy Ball. Se ci servono l'energia, io una carta che ho aggiunto è il Loto. Allora, nella lista iniziale c'erano 3 Stadio, 3 Rose Tower, c'erano 3 Quick Ball, c'erano 2 Yveltal, 1 Sydney e mi sembra basta, ok? Io ho tolto tutte queste carte, ok? Principalmente il blocco Yveltal non mi è piaciuto, nel senso che è sicuramente un modo per andare a vincere contro Mew. Mew non è un buon matchup. Yveltal invece, sotto la versione che gioca soltanto le 4 doppie, c'era anche una Clara. Per cui l'idea era quella di fare Yveltal, scarta 2 energie, Clara, Yveltal. Così facendo hai 4 energie scartate. A me personalmente come strategia non faceva impazzire quella degli Yveltal, anche perché ci sono tutta una serie di punti di domanda, tutta una serie di cose che possono andare storti. Erano più le volte in cui Yveltal mi dava fastidio a livello di partenze ed erano più le volte in cui non riuscivo a fare per intero quella strategia. Inoltre, in aggiunta, una cosa che io ritengo assolutamente fuori dal mondo, nel mazzo c'era dentro un Castform che ritirava a zero, non aveva assolutamente nessun tipo di utilità se non quella di ritirare a zero in modo da poter abusare delle Yelorn. Io le Yelorn le ho tenute perché effettivamente se si riesce a guadagnare qualche turno fa un'enorme differenza. Tuttavia, piuttosto che usare un Castle che fa avanti e indietro, messo dentro un Manaphy, senza Manaphy non si può giocare Raikou Amazing, Radiant Greninja, il Urshifu, Kyogre, insomma, ci sono troppe carte che ti vanno a prendere la panchina. Non è assolutamente accettabile il fatto di giocare senza Manaphy, un mazzo tra l'altro che ha 90 di vita. È vero, giustamente voi potreste obiettare che ci sono le cape per dare più vita, ma le cape servono per sopravvivere contro l'attacco di Cramorant nell'Osbox piuttosto che cercare di sopravvivere ai Greninja, anche perché abbiamo 4 Durant in gioco, non è che riusciremo a salvarli tutti, per cui mai alla vita, assolutamente dentro un Manaphy con doppio palloncino e rimane uno scoop up net per andare eventualmente a ritirare il Venusaur. L'idea di base è che comunque il mazzo abusa delle peoni, per cui sfruttiamo le peoni al massimo della loro forza. Non mi piacciono le Rose Tower. L'unica stadio che eventualmente giocherei qua dentro è la Garmine. Ma giustamente se vogliamo fare avanti e indietro con Manaphy non possiamo giocare la Garmine. La lista iniziale giocava le Rose Tower, io le ho tenute per quanto in realtà a me le Rose Tower non piacciono. E consiglio invece le Peonia al suo interno. Perché giocare le stadio? Le stadio ci servono per counterare le stadio avversarie.
quali sono le strade avversarie che ci danno fastidio. Due in particolare, tre se vogliamo. Il tempio di Sinnoh, che ci fa diventare le nostre energie speciali sostanzialmente come se valessero una, e ovviamente non va bene. E la patatore Peak, che ci blocca il Venusaur. Adesso andiamo a vedere anche il Venusaur, di cui non ho ancora parlato. E la Lost City, che ci fa malissimo. Penso che la Lost Tower sia un inutile palliativo, perché senza Peak, cioè anche con la Peak possiamo comunque tranquillamente giocare, il mazzo funziona alla grande comunque. Chi gioca invece Lost City e Tempio di Sinnoh le gioca in più copie, raramente si vede in una copia, per cui o inizieremmo una battaglia di stadio che generalmente non voglio e non posso permettermi di andare a combattere né a vincere, per quello non sono un fan del stadio. Il Venusaur, di cui abbiamo parlato, una carta fighissima. Io nella mia versione di Durant già giocavo Venusaur, anche perché dovendo avere praticamente sempre il Manaphy in panchina non ti puoi permettere granché. E a livello di pescaggio non puoi permetterti carte come il Cincino o il Bibarel, anche perché in monocopie sarebbe davvero uno spreco. Un mazzo basato sul Venusaur invece a me piace davvero tanto e assolutamente tenuto, perché è fighissimo. Energie 8, 4 doppie e 4 twin per cercare di averle sempre. Il mazzo va per secondo. Io mi sono trovato bene, ho fatto parecchie partite con questo mazzo. Il mazzo va per secondo proprio per cercare di sfruttare peoni e proprio per poter attaccare al primo turno. Mi sono trovato bene partendo per secondo di base, anche perché il discorso è che noi vogliamo sfruttare al massimo i V-Pass. Senza i V-Pass il mazzo non è granché, e senza usare le peoni non abbiamo modo di andare a prendere i V-Pass. Chiaro e semplice. Ho aggiunto, togliendo tutte le varie carte che di cui ho citato prima, quindi ho tolto una Rose Tower, una Quick Ball, gli Veltal, Sydney, eccetera, ho aggiunto 4 Trekking Shoes, principalmente perché sentivo che il mazzo mancava di un po' di consistenza, e le Trekking Shoes in generale sono carte che adoro, per cui quando non so la cosa fare metto dentro 4. C'era una Clara dentro, ho deciso di mettere un Rod, più che altro perché la Clara erano davvero troppe le volte che la scartavo. Quasi sempre voglio fare o Bruno o Peony, sono poche le volte in cui posso permettermi o voglio fare un'altra supporter, per cui ho tolto Clara, ho lasciato il Rod. Comunque sono 5 modi assieme a Rescue Carrier di andare a recuperare il Durant, il Rod a recuperare anche il Venusaur all'occorrenza. E penso di aver detto tutto. Come dicevo all'inizio, il mazzo per me non è un mazzo vincente. Cosa significa? Non è che giocate e perdete, assolutamente no. Ha fatto top 4 a un regionale, per cui stiamo parlando di un mazzo assolutamente valido. Tuttavia ci sono tutta una serie di matchup o tutta una serie di partite impostate in un determinato modo contro cui non potete fare granché. Per esempio le partite che mi sono trovato a giocare e straperdere, Regi non ho mai modo di dargli fastidio. Se Regi inizia ad attaccare al secondo turno, le Yellow Horn sono assolutamente inutili, perché continuerà a fare avanti e indietro. Lasciare i Veltal non servirebbe niente, perché comunque gli scarto l'energia e le recupera, e continuerebbe così. In generale in 6 turni loro vincono la partita, e in 6 turni Durant scarta 30 carte. Se loro hanno più di 30 carte la partita è finita. Quali sono le 30 carte? Sono 6x4, 24, supponendo che Durant abbia sempre 4 Durant in campo, più le 6 carte minimo che pesca di turno, per cui noi facciamo fuori 30 carte, semplice matematica a questo punto, 30 carte più le carte che spende all'inizio per settarsi, tenendo conto che ogni mazzo inizia con 7 carte iniziali più 6 premi, quindi 13, 30 le scartiamo, 13 sono quelle iniziali, loro devono riuscire a tirar fuori le 3 energie e i Pokémon che gli servono nelle 17 rimanenti, direi assolutamente accettabile, contando poi che adesso i mazzi giocano anche Recycler, Rod, Regi in particolare gioca Rod. Ho perso contro Palkia, stesso motivo, i Veltal sarebbe assolutamente inutile e non ho mai niente per dargli fastidio. In che senso? Nel senso che Palkia inizia ad attaccare al T2 e anche fare Yellow Horn aiuta fino a un certo punto, perché possono tranquillamente permettersi di fare Cross Switcher, Escape Rope, ritiro, mando davanti Palkia, Melony, attacco con l'altro, ritiro, mando davanti Palkia, abilità di Palkia, li carico contro due, insomma. Hanno fatto di me assolutamente tutto quello che volevano.
Insomma, penso che abbiate capito un po' il concept. Se dall'altra parte, dato che Durant non ha modi di impedire o dare fastidio più di tanto se non quelle saltuarie di Elorn, se l'avversario ha un decente setup e può permettersi di iniziare ad attaccare subito, c'è davvero poco che riusciamo a fare per potergli impedire di attaccare. Volevo togliere, io ho tolto il Rose Tower per le peonia, perché? Perché noi non facciamo premi e i Rescue Carrier sono delle carte straordinariamente fondamentali in questo mazzo. Potessi giocare 6, 7, 8 carrier, non dico che ne giocherei 8, ma ci penserei seriamente nel farlo. Avevo messo la doppia peonia proprio per andare a guardare i premi, perché ci sono parecchie partite in cui il Rescue Carrier va nei premi, sono 4, ci sta che vanno nei premi, e per me è un massacro che anche solo uno vada nei premi, perché non ho abbastanza risorse per poter attaccare con 4 Durant in campo tutti i turni. Per cui già perdo le partite perché i miei avversari attaccano sempre e la Yelorn non è sufficientemente efficace. Se in più non ho anche Rescue Carrier, la partita capiterà a voi che è un mezzo massacro. In più, come ho detto, ci sono, vabbè, il fatto che questa lista inizia a giocare senza Vanafy per me è pura follia. Ci sono letteralmente una marea di carte che gli danno fastidio. Tutti i Pokémon che attaccavano in panchina, tutte le staglio che bloccano le energie, i pescaggi, la combinazione di Judge, KO più stadi, insomma. Ci sono più punti deboli che altro. Perché ha fatto bene, effetto sorpresa. Io non smetterò mai di dire e raccontare quanto l'effetto sorpresa sia fondamentale nella scelta del mazzo per un torneo. Un mazzo come questo era un assoluto e completo outsider, le persone non erano preparate ad affrontarlo, non sapevano ovviamente cosa ci fosse dentro ed è il motivo principale della sua top 4. Aggiungi il fatto che comunque probabilmente Liveltal dava un discreto matchup contro Lugia. Io mi aspetto che le nuove versioni di Lugia, di cui farò il mazzo a breve, abbiano l'Espeon, per cui il senso di giocare un Liveltal che scalda energie viene azzerato completamente. Propongo questa lista, continuando a dire quanto quelle dello Stavo vorrei che fossero Peonia. Andiamo a fare una partita in cui vi mostro come, indipendentemente da vittoria o sconfitta, gira il mazzo, che per me è la cosa più importante. Il mazzo ha bisogno di poco, certo, a volte si incarta come tutto, però ha bisogno di davvero poco per funzionare. Basta semplicemente riuscire a prendere una Peony o un V-Pass all'inizio ed è fondamentale partire con energia. Partire secondo con energia, questa è la cosa fondamentale. Durant, vai e milla. Andiamo a vedere come funziona con una bella partita. Ciao Caterpies, questo canale è sponsorizzato da TCG Park, il nuovo negozio online per la vendita di buste e accessori per i giochi di carte collezionabili. Su questo sito troverete prodotti sempre disponibili a prezzi incredibili. Cogliete al volo l'occasione, scegliete TCG Park. Allora, eccoci qua. Vediamo se riusciamo a fare una partita. Un po' che ci sto provando, gli avversari quittano abbastanza in fretta quando vedono Durant, non so se è una cosa positiva o negativa. Io ho giocato un po' di partite in live nel corso degli ultimi giorni, come vi dicevo. Ci sono partite che vanno proprio, non dico che rasentano l'autolost, ma quasi, tipo Vikavolt e contro il Mewtwo di Sunder che abbiamo portato la volta scorsa. Uno non ci fa giocare le trene, l'altro non ci fa caricare le energie, insomma, abbastanza dei mezzi massacri. Anche la partita contro Lugia, in realtà senza il Liveltal, l'abbiamo peggiorata molto perché se giocavo lo Stoutland, complicatissimo perché lo Stoutland può mettere KO il Durant. Per cui diciamo che globalmente sta molto all'avversario, sta molto a come arriva a settarsi. Non so, non ho troppe parole positive da spendere per Durant, vediamo insomma. Qui abbiamo trovato la partita contro Lugia, Lugia che assegna la Powerful all'inizio. Cioè, di buono, vabbè, nota positiva per noi, ovviamente l'avversario ha perso con Charizard, per cui soffrirà abbastanza questa cosa. Il discorso di base è che Durant riesce a vincere la partita, qualunque partita, se l'avversario deve usare troppe carte per settarsi. Se l'avversario deve usare Durant nei premi, se l'avversario deve usare troppe carte per settarsi, siamo a posto, siamo tranquilli perché fa esattamente il nostro gioco.
1, 2, 3, 4. Alla ricerca del... alla ricerca della Heavy Ball per prendere l'ultimo Durant. Nei premi c'è un'energia e niente di che, si può assolutamente sopravvivere con quelle carte nei premi. Pitcher Pyuku. Tracking Shoes. Cape. Sì, prendo la cape, la do davanti. Cerco in qualche modo di prevenirmi contro il lo Stoutland. Non, niente, niente io Horn, assolutamente. Charizard può fare un po' quello che vuole, adesso non mi interessa. E Venusaur pesca. Parte fondamentale. Noi qui abbiamo avuto la partenza migliore del mondo. Qui da adesso in avanti la nostra partita di fatto concettualmente è finita. Dobbiamo semplicemente tirare sempre fuori durante energia e attaccare. Basta. E dall'inizio che abbiamo avuto, questa è una partita che si può tranquillamente portare a casa. Il nostro avversario ha bisogno ancora di scattare entrambi gli Archeops. Penso che, a meno che non li scatti adesso, penso che il nostro avversario concederà la breve. Vediamo un po'. Mazzo è... ecco, allora, questa partita non dico che è finita, però è partita sicuramente in maniera ottimale. Come vi ho detto prima, a livello matematico, noi generalmente in una partita riusciamo a fare 6 attacchi. Ok, sono anche buono. Facciamo 6 attacchi e che ogni volta perdiamo un Durant. Perdendo ogni volta un attacco sono Durant scarta 4 ogni volta, per cui 6 attacchi sono 6 per 4, 24, più le 6 carte che pesca l'avversario sono 30 carte che tiriamo fuori. Tra i 6 premi e le 7 carte iniziali sono altre 13, per cui 30 e 13 sono 43, mancano 17 carte. Il nostro avversario deve riuscire a settarsi, quindi deve riuscire letteralmente a vincere la partita con quelle 17 carte. Se lui riesce a farlo entro 17 carte, la partita la vince lui. Se non ce la fa, vinciamo noi. Adesso, per esempio, lui ha tirato fuori una Ultra Ball, non è cambiato niente, Research. Quindi una carta con Archeops, 7 di Research, per cui è già più 8 in più. Adesso Durant riesce a fare un attacco aggiuntivo. Questo significa che siamo parecchio avanti nel computo delle energie. Per cui sono tranquillo. Lotto e palloncino. Per cui di base la partita è iniziata bene. Pescare 3, pescare 4 non mi cambia granché, nel senso non ci sono carte che voglio fare. Level Ball per Pyukumuku. Una level ball devo sempre cercare di tenermela perché comunque c'ho il rodo nel mazzo, per cui mi servirà per riprendere le carte dopo. Doppia IL, non il massimo. Devo andare da 4. Pesco una. Ah, lui ha solo un Archeops e ha 27 carte rimaste nel mazzo. Questo significa che se inizia ad attaccare adesso, ok? Se inizia ad attaccare in questo turno, lui fa 5 premi, per cui io ho 5 per 4 20. Che cosa antipatica. Devo far fuori il Manaphy. Lui ha cosa fuori? Un'Aurora. Non voglio far fuori il Manaphy, però non ho scelta. Per cui dicevo, noi siamo già in range di vittoria, per cui se anche qualora il nostro avversario iniziasse ad attaccare adesso, noi comunque saremmo in range di vittoria. Poi non è ancora riuscito a mettere in campo gli Archeops e attaccare, per cui 22 carte, arriva finalmente l'attacco, con gli Archeops arrivano anche le energie. Vediamo se sceglie di attaccare con Charizard o se ritira per attaccare con Lugia.
Ciao Caterpillars, questo canale è partner con Pottown Store, il negozio numero uno online per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili. Ottenere questi codici è semplice, andate sul sito, comprate quello che volete e controllate la vostra mail, perché i codici vi arriveranno automaticamente in un attimo. In più, usando il codice iCaterpie avrete diritto al 5% di sconto su tutti gli acquisti. Cosa state aspettando? Scegliete subito Pottown Store. Solo fuori una Powerful, per cui devo ancora stare attento a Stoutland. In realtà, Stoutland. Il Big Dog, insomma. Archeops sono altre carte che vengono tolte dal mazzo. Una, due. Poi io in realtà non ho una buona mano, nel senso che queste doppie YL sono buttate adesso che non c'è più il Manafi che mi fa fare avanti e indietro. Allora, tu vai qui. Allora, lui non può attaccare questo turno, per cui la Yell non la uso e aspetto che sia lui a ritirare, anche a costo di scattare purtroppo una in meno. Però va bene, nel senso che comunque è un turno ogni tanto, e allora idealmente non ce lo possiamo permettere, ma un turno ogni tanto va bene, perché comunque la Rescue me ne recupera due. Lui qui ha scelto di attaccare una Powerful, per cui 4 6, 8. Con entrambe le Powerful non riesce comunque ad attaccare con lo Stoutland. Non so se aveva alternative o meno, se poteva attaccare con qualcosa di diverso. Sicuramente non andava data l'energia qui, però tanto l'avrebbe scattata con la Research. 14 carte, ancora 5 premi a prendere. Partita non si mette bene per l'avversario. Adesso lui deve ritirare questo Charizard, verosimilmente attaccherà con Lugia. Non mi aspetto che esca mai ad attaccare con Stoutland, perché tanto non fa il capo. Per cui tanto mi da tanto, conviene assegnare, conviene non usare il potere di Archeops per tirare fuori altre carte dal mazzo. Adesso no, sicuramente è stato sfortunato nel partire col Charizard, ci mancherebbe. Però qui la partita per Lugia è, se riesco a abusare di Stoutland, ovviamente abuso di Stoutland fin da subito, altrimenti Lugia attacco. Il mazzo Bruno non lo tengo. Il mazzo ha dentro le trombette esattamente per quello. Dobbiamo riuscire a guadagnare un attacco, il più delle volte un attacco guadagnato è sufficiente per fare la differenza, perché un attacco guadagnato significa che invece di scartare le 30 carte di base che abbiamo prima, iniziano ad essere 35 carte, e 35 carte vuol dire che l'avversario si deve settare con, abbiamo detto, più di 12 carte, tipo, insomma, poche 12 carte. Ah, io qui non uso l'ordine di Rod per recuperare i Durant, perché ho nel mazzo ancora 4 Rescue Carrier, per cui spero che Bruno mi dia un Rescue Carrier in realtà, in modo da tirarli fuori tutti e due. Ahimè, no. Però abbiamo ancora Trekking Shoes, no. Pyuku. Vabbè, ci stava, eh. Abbiamo fatto 10 carte, ci sta comunque vedere qualcosa. Energia. Cape. Fuori qua. Ok. 5 carte rimaste, 4 premi, parte finita. È pura matematica, qui semplicemente pura matematica. Potete capire che come andrà la partita anche soltanto all'inizio, se il vostro avversario... Qui ovviamente la partita per l'avversario non è semplice, perché
le trombette danno un fastidio incredibile, l'avversario deve continuamente riuscire a togliersi la confusione ed è antipatica. Ci sono altri mazzi contro cui le trombette non fanno assolutamente niente, come citavo prima, Palkia, Reggi, mazzi di questo genere. C'è a dire che il regionale australiano di Brisbane, dove è stato giocato questo mazzo, era assolutamente strapieno di Lugia, per cui nel momento in cui avete un mazzo che di base sta bene contro Lugia, sta bene contro l'Osbox, sta bene contro Mew grazie agli Veltal, sicuramente si pone in maniera ottimale nel meta. Per quel torneo specifico, ripeto, perché già adesso tutto sta cambiando. Rimane comunque un mazzo molto interessante. Se l'avversario gioca male, quindi pesca troppo, è una cosa che paga cara sicuramente, e Durant può dire la sua. Io ci vedo ancora qualcosa di mancante, nel senso che stiamo comunque parlando, ripeto, di un ottimo mazzo top 4 regionale. Non si può mai dire che un mazzo che ha fatto top 4 regionale non sia buono. Può piacere, può non piacere, ma sicuramente il mazzo è valido. Per i miei gusti manca ancora di qualcosa che lo rende ottimale. Quando arriverà quel qualcosa ve lo dirò. Per il momento ve lo propongo in una lista simile a quella che ha fatto bene a Brisbane. L'ho ritoccato un attimino per dargli un po' più di consistenza, che secondo me ne aveva bisogno, però un mazzo molto molto simile, la carta fondamentale del mazzo è sicuramente Venusaur, un Radiant Venusaur che in questo mazzo è tutto. Tra l'altro mi fanno notare spesso che quando un mazzo lo apprezzo tendo a fare delle spiegazioni più lunghe. Stavo guardando adesso che la spiegazione del video è durata 12 minuti, per cui ragazzi, io con questi mazzi mi prendo bene, per cui quando c'è qualcosa che mi piace ne parlo tanto e anche volentieri. Nonostante il mazzo non lo reputi ottimale, comunque stiamo parlando di un mondo a me affine, un mondo in cui mi trovo bene, per cui sono assolutamente a favore di mazzi di questo genere. Provate, divertitevi, soprattutto se non li avete mai provati, perché dovete sapere che esistono anche questi mazzi e la vostra cultura da giocatore competitivo non può definirsi tale se mancate di vedere alcune parti di questo gioco. Buona così, Durant Milla di base. Spero che il mazzo e il video vi siano piaciuti. Ragazzi, così fosse, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con il prossimo video qua su YouTube e tutti i giorni live su Twitch. Ciao, Catrice.